quello che vorrei è semplicemente che si possa usare la figura di mio padre per tutti gli anziani, almeno di Bari, e che ci sia un po' più di attenzione e di rispetto. Vada a casa, si faccia un cristiere e vedrà che dopo 2 giorni starà meglio. Invece Gabriele, 85 anni, dopo 3 giorni da quel momento è morto per un'appendicite. È così, Francesco. Nel 2021 possiamo dire che si muore ancora di appendicite nelle strutture come il Policlinico di Bari, che dovrebbero essere all'avanguardia, che vengono decantate come le più attrezzate, come d'altronde diceva anche papà, che non ha voluto essere portato se non al pronto soccorso del policlinico. Questa non è solo una denuncia emotiva, una denuncia d'animo, è invece un fatto che è andato a finire anche alla magistratura. Sì, assolutamente sì, perché questa volta io ho dovuto, per amore nei confronti di mio padre, mettere da parte la tristezza della sua dipartita e farmi forza perché, così come noi professionisti paghiamo quando sbagliamo, io vorrei tanto che chiunque, anche nell'ambito sanitario, che presta un giuramento quando si laurea, dovrebbe continuare nei suoi anni di carriera a fare per vocazione quello che ha fatto e non a scaldare una semplice sedia, purtroppo denigrando molte volte anche la presenza degli anziani come delle rotture di scatole che magari non sapevano che fare a casa. Diciamo, mi sento male, vado al pronto soccorso. Mio padre, fra l'altro, è stato uno che non ha mai utilizzato, se non veramente in casi estremi, la struttura pubblica. Tant'è che adesso facciamo un passo indietro e raccontiamo la storia. Quando tuo padre ha dolori addominali, c'era la scelta di portarlo al pronto soccorso oppure di chiamare la guardia medica. Lui ha scelto la guardia Lui ha medica. scelto la guardia medica anche perché era notte, in quel caso mio padre non sentiva la necessità, pur non essendo chiaramente un medico, però aveva solo dei dolori e gli hanno suggerito di chiamare la guardia medica, cosa che ha fatto e la guardia medica correttamente, dopo un tentativo telefonico di far prendere un farmaco a mio padre, a distanza di un'ora poi, siccome i dolori non si erano affievoliti, è andata a casa e gli è andata a fare un antidolorifico. Per tutta la giornata è andata bene, nel senso che Sì. quell'antidolorifico era forte, quindi lo ha messo un po' tranquillo, poi però la situazione è precipitata ancora. Chiaramente, ovviamente nell'arco della giornata poi è andato il medico curante su indicazione della guardia medica, perché vedendo le patologie di papà pregresse, tutte le cure farmacologiche che a 85 anni sappiamo benissimo che qualunque anziano purtroppo è sottoposto, è andato poi il medico curante a visitarlo e gli ha prescritto, sempre sulla falsariga di quello che poteva essere un discorso di costipazione e quindi Lui di lo, di stitichezza. stitichezza, quindi ancora una volta viene fuori, devi defecare, devi andare in bagno, vedrai che poi starai Che poi meglio. starei meglio. Cosa succede? Perché poi andate al pronto soccorso? Andiamo a pronto soccorso perché i dolori non passavano, perché questo dolore all'addome sul lato destro persisteva. Domenica pomeriggio alle 5 eravamo al pronto soccorso del Policlinico di Ovviamente Bari. tu non sei potuto stare con lui perché non si No, può entrare. A che assolutamente. ora poi esce papà? Mi hanno restituito papà alle 2 meno un quarto di notte, quindi la mattina del lunedì, con una prescrizione di granuli per ammorbidire le feci e l'eventualità di un clistere. Cose che chiaramente il medico che lo ha dimesso gli ha detto che non le poteva fare ovviamente lì al pronto soccorso e che quindi poteva tranquillamente affidarsi a un infermiere e farle a casa. Dopo un paio di giorni sarebbe tornato tutto alla Voi il normalità. clistero l'avete fatto, ma neanche quello è servito. Purtroppo no. Durante il primo ricovero al pronto soccorso, papà mi disse telefonicamente che gli dovevano fare un TAC che non ha mai avuto. Perché nel cambio turno con l'altro medico che subentrava, evidentemente non ha ritenuto opportuno fare questo esame, che io credo fondamentale, perché un attacco ti evidenzia qualunque tipo di situazione. Avrebbe potuto anche evidenziare quella che poi è stata un'appendicite. Quindi, Cioè, dopo ritornate al pronto soccorso, dopo qualche tempo. a distanza di 2 giorni, col persistere ancora dei dolori, mercoledì, quindi dopo 3 giorni, lo riportiamo a pronto soccorso
portando quelli che erano i referti della domenica, facendo presente che i dolori non erano passati e loro hanno rifatto tutti gli accertamenti. Quindi dalle cartelle cliniche si denota che gli hanno rifatto un antidolorifico, hanno fatto prelievo del sangue, elettrocardiogramma, e stavolta finalmente hanno fatto un TAC alle 14, dalle 10 che eravamo al pronto soccorso. Referto di TAC avuto dopo 5 ore alle 19, e noi nostro padre non l'abbiamo più visto perché lo hanno mandato immediatamente in sala operatoria, perché l'attacco ha evidenziato una perforazione intestinale. Detto questo, l'intervento tecnicamente è riuscito. È riuscito, ma purtroppo il risveglio non è stato come magari qualcuno si poteva augurare. È stata già effettuata l'autopsia sul corpo? Assolutamente sì, a distanza di una settimana dal decesso abbiamo denunciato tutto alla magistratura e adesso attendiamo. Aspettate gli esiti. Aspettiamo la cosiddetta giustizia, della quale io confido come qualunque italiano confiderebbe, ma io quello che vorrei è semplicemente che si possa usare la figura di mio padre per tutti gli anziani, almeno di Bari, e che ci sia un po' più di attenzione e di rispetto. Anche perché, spieghiamo una cosa che spesso sfugge, il papà di Francesco, Gabriele, aveva 85 anni, aveva delle patologie, veniva trattato, era in terapia da tanto tempo, ma solo a dicembre aveva avuto il rinnovo della patente. Il rinnovo della patente. Andava a Ruvo a prendere il vino. Andava a Ruvo a prendere il vino, a vedersi con un altro suo coetaneo, passavano la mattinata insieme. Non aveva difficoltà di ambulare. Solo le camicie non riusciva a stirare mio padre. Quello non ce la faccio neanche io, Francesco, perdonami, ma quello non c'è. E io invece lo so fare. Ma mio padre per principio non si andava in tintoria. Il resto faceva tutto, metteva la lavatrice, si cucinava, si preparava, aveva imparato dopo quasi 18 anni di vedovanza anche a farsi il ragù la domenica. Questo è quello che lascia ancora di più interdetti rispetto al fatto che probabilmente si sarebbe potuto salvare se solo fosse stata fatta quell'attacco. Noi non possiamo saperlo, non lo possiamo ed è questo sapere. Quello che ti lascia quello veramente che mi dolore. Lascia è che stiamo ore e ore e ore lì con tutte le problematiche. Io posso comprendere tutto perché stress, questo periodo di lo stress, la tensione è che porta magari ad una scarsa attenzione, però se poi le carte ti dicono che potrebbe esserci un qualcosa che poi non vai ad approfondire, è lì la mia rabbia.